Sarebbe un giovane esemplare di lupo, quello ripreso da un videomatore alla periferia di Isernia, da veterinari l'appello, niente allarmismi. Carenza di personale, dal prossimo 3 luglio a termo le attività di emodinamica sospesa e le cose non vanno meglio ad Isernia. Omicidio mica trotta presso la Corte d'Assise di Campobasso, ascoltati gli ultimi tre testimoni. Il processo sta per entrare nella fase decisiva. Post voto la sconfitta del centro-sinistra di Gravina anche nella sua roccaforte Campobasso, uno dei principali temi. A Rocca sicura l'intitolazione di una strada ad Angelo Coggini, il primo carabiniere deceduto in servizio in Molise. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TV Molise. Dopo diverse segnalazioni rivelate poi sbagliate, questa volta si tratterebbe davvero di un esemplare di lupo. Quello ripreso da un video amatore, come state vedendo da queste immagini e poi postate su Facebook nella periferia di Isernia, in località Colle Verde, a poca distanza da alcune case abitate. A confermarlo anche alcuni veterinari il giovane lupo maschio fanno sapere, a giudicare dal suo aspetto fisico, non gode di ottima salute e eh, che non riuscendo a cacciare da solo si avvicina per questo ai centri abitati in cerca di cibo. Gli stessi veterinari rassicurano però tutta la cittadinanza e raccomandano di evitare ogni forma di allarmismo. Ed ora la problematica atavica della sanità molisana, e cioè la carenza eh, di personale sanitario. Dal prossimo 3 luglio, infatti, eh, proprio a causa di questa problematica, saranno sospese le eh, attività di emodinamica nell'ospedale di Termoli. Le cose non vanno meglio nemmeno all'ospedale eh, di Isernia, con prestazioni garantite a singhiozzo. La situazione si è ulteriormente aggravata dalla nuova demedicalizzazione del 118 di Frosolone e ci aggiorna su questo Antonio Leone. Una sanità per cuori forti, perché in Molise avere una patologia cardiologica rischia di diventare sempre più un problema. All'ospedale di Termoli, dal prossimo 3 luglio, le attività di emodinamica potrebbero essere sospese. Una situazione drammatica, quella che attraverso una nota ufficiale, il primario di cardiologia del Santimoteo, Bruno Castaldi, ha comunicato all'ASREM. Per questo motivo il reparto salvavita potrebbe subire un blocco. A pesare sulla decisione, così come è avvenuto in passato, la carenza di personale, con lo stesso primario, il che ha optato per il pensionamento anticipato con i concorsi che continuano ad andare deserti, garantire le prestazioni, diventa quasi impossibile una vera e propria doccia fredda per il basso molise. Dopo un lungo braccio di ferro infatti il Santimotio era riuscito a mantenere attivo il servizio di emodinamica 24 ore su 24, al contrario di Sernia dove le prestazioni salvavita sono garantite a giorni alterni e fino alle ore 18 esclusivamente dal primario e c'è un unico cardiologo ad applicare pesanti. maker Non va meglio per gli ambulatori di cardiologia del Veneziale, con soli quattro medici in organico costretti a turni massacranti. Come se non bastasse un'altra tegola, nelle ultime ore si sta battendo sul servizio di emergenza-urgenza regionale. A partire dal prossimo 1 luglio, infatti, la postazione 118 di Frosolone potrebbe essere nuovamente demedicalizzata. A bordo dell'ambulanza rimarrebbero solo un infermiere, un autista e un soccorritore. Già a marzo scorso la decisione di far viaggiare i mezzi di soccorso senza medico poi a maggio il dietro fronta, a seguito dell'accordo raggiunto con il personale medico riguardo ai turni aggiuntivi. A quanto pare niente di più che un semplice palliativo perché a distanza di due mesi tutto è tornato come prima. La domanda resta sempre la stessa con solo Campobasso che garantisce terapie salvavita continuative per gli infartuati e con le postazioni 118 demedicalizzate. Come si fa ad intervenire in modo rapido quando si tratta di patologie tempo dipendenti? Terminata al Tribunale di Campobasso la lunga escursione dei testi che hanno deposto al processo per l'omicidio di Cristian Micatrotta. Questa mattina in Corte d'Assise sono stati gli ultimi tre testimoni. Dopodiché il processo a carico dell'unico imputato, Gianni De Vivo, si avvierà verso la fine decisi, a fase decisiva, relativa alle conclusioni e successive arringhe degli avvocati difensori di parte civile e della requisitoria del Pubblico Ministero. Fase che avrà avvio l'8 settembre prossimo. Sono stati ascoltati il rappresentante della ditta che ha realizzato il coltello usato per l'omicidio e il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo della vittima. Ed ora continuiamo con l'analisi delle ultime elezioni regionali, cioè quelle del 25-26 giugno che hanno decretato la sconfitta del centro-sinistra di Gravina. Fra un anno vi sarà il rinnovo del Consiglio Comunale a Campobasso, anche perché Gravina sarà consigliere di minoranza in Consiglio regionale. Già si inizia a parlare dei candidati, ci aggiorna Francesco Adamo. La stracciante e schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni regionali dello scorso 25-26 giugno pone domande importanti in vista delle prossime elezioni comunali di Campobasso. Innanzitutto c'è un dato importante da tenere a mente: Roberto Gravina, attuale sindaco di Campobasso, ma che a breve diventerà ex per il suo passaggio all'opposizione in Consiglio regionale, ha perso anche nella sua città, a Campobasso infatti, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha totalizzato sei voti in più rispetto a Gravina, lì dove, secondo le previsioni, il movimento 5 Stelle ed in particolar modo il sindaco Grillino avrebbero dovuto imporsi nettamente. Con molta probabilità, il comune capoluogo di regione vedrà come sindaco Paola Felice, vice con Gravina, che farà da traghettatrice sino alle elezioni comunali della prossima primavera. Ma quale sarà allora il candidato del centro-sinistra al comune capoluogo? Innanzitutto c'è da capire se l'alleanza finora fallimentare fra PD e 5 Stelle verrà riproposta. In quel caso, è difficile pensare nuovamente ad un candidato grillino dopo la debacle regionale e dopo l'espressione del candidato Gravina come presidente. Più probabile una candidatura PD, con il probabile approdo di Alessandra Salvatore nel Consiglio regionale, ancora non ufficiale la composizione dei consiglieri del PD alla regione, José Trivisonno sembrerebbe il maggior. Indiziato e per il centrodestra invece sono diversi i papabili. Cola Giovanni Esposito e Tramontano. C'è ancora diverso tempo, ma quanto accaduto con le elezioni regionali dipigono un quadro chiaro. Il tempo dei 5 Stelle è ormai un lontano ricordo. E arrivano le congratulazioni al neopresidente della regione Francesco Roberti anche dalla Confesercenti provinciale di Campobasso, unite a quelle di tutta l'organizzazione eh, eh, dello staff e tutti gli associati ASEC-Confesercenti per l'importante risultato raggiunto. Al nuovo presidente, si legge in una nota del presidente e alla sua eh, futura aggiunta al nuovo Consiglio regionale, un proficuo lavoro per la ricostruzione del tessuto socio-economico. Lisano. E anche il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, analizza le ultime elezioni eh, regionali con il risultato di una sconfitta del centro-sinistra. Eh, tra eh, le diverse motivazioni, i ritardi nella definizione della coalizione e nella scelta del candidato eh, presidente, eh, l'intervista è stata realizzata da eh, Carla Marino. La macchina organizzativa che si è mossa in ritardo nel costruire la coalizione e nella scelta del candidato presidente, il messaggio che non è passato, il tentativo non riuscito di coinvolgere quella parte dell'elettorato che ha preferito l'astensionismo, sono alcuni dei motivi che secondo il sindaco di Isernia Piero Castrataro hanno portato alla sconfitta del centro-sinistra alle elezioni regionali. Ma è una sconfitta netta, è un voto da rispettare? Sicuramente non è passato il messaggio di novità, di innovazione, di contrasto alle politiche che sono state fatte negli ultimi cinque anni, quindi è, si è partito sicuramente tardi nel, nel fare la coalizione, nel scendere il candidato presidente che avrebbe avuto bisogno di più tempo per farsi conoscere anche nei piccoli centri perché nei piccoli centri abbiamo visto anche, eh, anche lì diciamo, il centrosinistra è andato molto in difficoltà. Eh, poi sicuramente c'è ecco, eh, da dire questo eh, c'erano due treni tra virgolette da prendere uno che guardava al passato e che ricandidava tutti gli ex consiglieri uscenti un altro che guardava più al futuro e che era con Roberto Gravina presidente i molisani hanno scelto di confermare la fiducia alle stesse persone che sedevano in consiglio regionale negli ultimi cinque anni evidentemente quella politica per quanto gli riguarda ha portato i frutti noi non siamo stati capaci in grado di portare a votare tantissime persone che probabilmente deluse non se la sono sentita comunque di scegliere l'alternativa. È un messaggio chiaro. L'esperimento del campo largo, partito in Molise con PD e 5 Stelle Uniti, non ha avuto riscontro alle urne, ma ciò non significa, ha rimarcato il primo cittadino Pentro, che in altre realtà non possa essere riproposto con successo. Il voto locale è sempre un voto che ha delle caratteristiche peculiari, per cui proiettarlo a livello nazionale è difficile. Per esempio 5 Stelle... Il voto nazionale anche in regione alle elezioni politiche è nettamente superiore a quello che abbiamo avuto a livello locale. Quindi ci sono delle peculiarità che è difficile riportare a livello nazionale. In ogni caso, ha sottolineato Castrataro, i risultati elettorali del Molise hanno evidenziato la difficoltà che sta vivendo il centro-sinistra anche in ambito nazionale. A livello locale la coalizione soffre, non ha sofferto solo in Molise ma ha sofferto anche alle ultime amministrative. Eh, vanno messi dei punti chiari su quelle che devono essere le cose da fare, sia a livello locale che nazionale, alcune ci sono, il salario minimo, eh, lo sviluppo sostenibile, la sanità pubblica, evidentemente però questa chiarezza non arriva agli elettori, è un messaggio sicuramente di comunicazione ma anche di coordinamento tra le varie forze. Analisi politica a parte, il sindaco di Isernia ha voluto rivolgere i propri auguri di buon lavoro al neoeletto presidente della regione Molise Francesco Roberti. Ora come sindaci dobbiamo collaborare con il governo regionale, certo in bocca al lupo al presidente Roberti e alla coalizione di maggioranza che deve guidare questo Consiglio e che deve come primo atto era quello di approvare il bilancio regionale. Noi ci saremo nel bene e nel male, nel senso che quando bisogna collaborare collaboreremo e non mancheranno le critiche nel momento in cui capiamo che le disposizioni regionali non sono quelle per lo sviluppo di questo territorio. Raffica di furti d'auto sul territorio di Campomarino Lido nelle ultime settimane, fortunatamente come riporta anche il quotidiano termolionline.it. Alcune autovetture vengono recuperate, come è accaduto oggi, quando nel controllo del territorio quotidiano la Polizia Locale di Campomarino ha rinvenuto una macchina di grossa cilindrata in località Marinelle Nuove. E il rapporto sullo stato delle piccole e medie imprese vede il Molise tra luci ed ombre. Nella nostra regione si è avuto il maggiore incremento in termini percentuali di natalità di piccole e medie imprese più 10% nel 2021 rispetto al dato nazionale che si attesta al 4,2% in valore assoluto. Il dato cambia sostanzialmente se si guarda alle nuove nascite di società di capitali non semplificate. Nel 2022 siamo a meno 13,9% che si raffronta con la media italiana di meno 10,1% e del mezzogiorno. Pari a meno 10,2%. Ancora troppo alto il costo del credito, e quanto emerge dal rapporto di Confindustria e CERVED in collaborazione con Unicredit pubblicato oggi. In assenza di validi fattori di contesto, primo fra tutti la viabilità ed una discesa dei prezzi, soprattutto dell'energia, sottolinea il presidente di Confindustria Molise, Vincenzo Longobardi, lo sviluppo delle nostre piccole e medie imprese rischia di subire un forte arresto. A Roccasicura, l'intitolazione di una strada ad Angelo Coggini, eh, che è stato il primo carabiniere deceduto in servizio in Molise, e questa è stata anche l'occasione eh, di organizzare un convegno eh, sul brigantaggio in Molise. Per noi c'era Domenico Marzocchella. Qualche mese dopo l'unità d'Italia, con il mezzogiorno ancora scosso da enormi tensioni sociali. Il brigantaggio, la più cruenta conseguenza, in una notte di fine giugno a Rocca Sicura moriva Angelo Coggini, il primo carabiniere a perdere la vita nelle allora terre di Molise. Coggini, insieme ad un altro militare, come ascolterete tra poco, era giunto in paese per svolgere un'operazione che ora diremmo di intelligence, nell'intento di valutare il reale pericolo sul territorio rappresentato dal brigantaggio. Entrambi in Borghese furono colpiti a bruciapelo da due persone al seguito del Sindaco, membri della Guardia Civile. Cogini morì sul colpo, l'altro rimase ferito. Per ricordarne il sacrificio a Rocca Sicura nel pomeriggio di ieri, l'intitolazione di una strada alla memoria. L'iniziativa per il sindaco Fabio Milano, spiega lui stesso ai nostri microfoni, assume un'ulteriore valenza di natura personale. L'ordine di sparare fu dato da Leonardo Antonio. Milano che era un mio avo, che era sindaco dell'epoca, era, era, era anche capo della Guardia Nazionale e per un malinteso bisogna considerare che erano altri tempi, tempi di brigantaggio, tempi terribili dove c'era paura, c'era paura e c'era allarme sempre. Spero di adempiere a questo qua almeno di rendere imperituro il suo nome e, diciamo, e diciamo, onorare anche l'errore che aveva commesso il mio avo. Ma la celebrazione è andata di pari passo con la riflessione, questo grazie ad un convegno che ha proposto un approfondimento scientifico sulla condizione del Molise nel periodo immediatamente post-unitario. Nella sala grande del comune studiosi nel campo della storia contemporanea si sono confrontati sul tema Carmine Pinto, uno dei massimi esperti di brigantaggio in ambito europeo. Il di Molise, di cui si parla in questo evento, è l'ultima tappa di questa lunghissima storia del Mezzogiorno, che era quella di un mondo contadino in cui la violenza veniva anche spesso organizzata attraverso il banditismo. Nel caso di specie, oggi l'evento ricorda l'ultima tappa del grande conflitto che divise il Mezzogiorno risorgimentale, determinò l'unificazione italiana e la fine degli antichi stati. Il brigantaggio in questa fase fu uno degli strumenti della monarchia borbonica per tentare senza successo di riconquistare il potere. Di particolare interesse lo spunto del professor Cerchia, docente Unimol, sulla cultura legittimista, dunque pro-Borbone, che animava la popolazione del mezzogiorno all'epoca. Non è un caso che Francesco II, che abbandona i primi del settembre del 1860 Napoli, si va ad arroccare su un territorio, a partire dal, dal Volturno e poi andando verso nord, che aveva come elementi forti proprio la, la, la presenza in terra di lavoro e nel Molise, che erano eh, considerati territori particolarmente leali alla casa, alla casa regnante. E non è ancora un caso che sono gli stessi territori dove Casa Savoia, non più i Borboni, prendono il massimo dei voti il 2 giugno del 1946, cioè c'è una tradizione legittimista e filomonarchia che affonda le radici in una, nelle permanenze, nelle continuità contadine, evidentemente particolarmente forti su questo territorio. E nello specifico sul ruolo dei carabinieri in quelle terre, nella delicatissima fase storica, lo studioso e collega giornalista Antonio Leone. I carabinieri hanno avuto un ruolo fondamentale nella lotta e repressione al brigantaggio. Queste stazioni erano dei veri e propri avamposti dello Stato per garantire la legalità e la sicurezza. Inoltre questi carabinieri non hanno avuto un ruolo solo nella repressione, ma in qualche modo svolgevano anche operazioni di intelligence e operazioni in borghese tramite una fitta rete di informatori riuscivano a a scoprire chi erano i manutengoli, cioè coloro eh, che, pur non facendo parte eh, delle bande eh, dei briganti, ma in qualche modo sostenevano questi eh, briganti attraverso la comunicazione, ma anche in maniera fattiva. Nota ora a margine, ma all'epoca dei fatti cruciale, il pericolo briganti indagato da Cogini a Rocca Sicura era tanto concreto che a distanza di pochi giorni dall'uccisione il Paese ne subì l'assalto. Continua la collaborazione tra la cooperativa sociale LAI Lavoro Anch'io e l'amministrazione comunale di Isernia. Nella giornata di martedì scorso sono state consegnate alla città 35 targhe toponomastiche e 13 fioriere che contribuiranno ad arricchire e ad abbellire le stradine del centro storico. Le opere realizzate dai ragazzi della LAI hanno un, eh, un significativo valore simbolico ma soprattutto garantiscono loro l'inclusione lavorativa. E da Macchiagodena l'ufficio postale si eh, sostituisce all'amministrazione eh, pubblica con eh, tanti servizi che vengono offerti da questo ufficio, eh, dalla carta d'identità elettronica all'istanza di nomina dell'amministrazione di eh, sostegno e ce ne parla Antonio Leone. Sarebbe riduttivo chiamarlo ufficio postale perché con il nuovo progetto Polis di Poste Italiane a Macchiagodena si può parlare di una vera e propria casa dei servizi digitali, uno sportello unico che garantisce in modo semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. L'ufficio postale di Macchiagodena, il primo in Molise a essere ristrutturato secondo la tipologia Polis, è anche il primo nel quale da oggi sono disponibili i servizi della giustizia amministrativa con la possibilità di presentare le stanze di nomina amministratore di sostegno e rendicontazione stato patrimoniale assistito, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane. Il progetto Polis punta a trasformare gli uffici postali, ad accorciare le distanze dei piccoli centri. Tutto ciò riguarderà i comuni al di sotto di 15.000 abitanti su tutto il territorio nazionale. Oggi con uh, i nuovi uffici siamo più vicino alle cittadinanze uh, del posto. Con servizi aggiuntivi e con convenzioni sottoscritte con il Ministro della Giustizia e con l'INPS. Nell'ambito del progetto Polis, oltre ai nuovi servizi, Post Italiana ha previsto anche una ristrutturazione degli edifici, consentendo di eh, realizzare eh, spazi più accoglienti, ospitali e confortevoli. Inoltre nella stessa sede sono disponibili i servizi IMPS per i pensionati che possono richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello OBIS-M che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico. Accedere ai nuovi servizi è semplice e veloce sia per il cittadino che per l'operatore. È sufficiente venire nel nostro ufficio postale Polis muniti di documento e codice fiscale richiedere i certificati che occorrono. Nel giro di qualche istante il certificato è pronto. Oltre ai certificati previdenziali e giudiziari, nei prossimi mesi sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile, carta d'identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi. Lo stesso sarà valido in ulteriori quattro uffici postali polis di piccoli comuni molisani, Macchia Valfortore, San Massimo, Tufara e Montecilfone. Coldiretti Molise chiede una proroga alla data di presentazione delle domande di segnalazione danni da maltempo che le aziende agricole dovranno presentare ai comuni ai fini del riconoscimento dello stato di calamità da parte del Ministero dell'Agricoltura. La richiesta è contenuta in una missiva che il direttore regionale di Coldiretti Molise Aniello Ascolese ha inviato al consigliere delegato alle politiche agricole della Regione Molise Nicola Cavaliere. Andiamo a Venafro dove il nostro Domenico Marzocchella è andato a vedere come sta andando il Family Camp eh, che è in corso. Nello spazio verde antistante la chiesa, il vociare felice e spensierato di bambini che giocano. Lì vicino, giovani genitori che li osservano sereni, un'occasione, anche per loro, per ritrovarsi e per condividere idee ed esperienze sulla genitorialità. Proprio la condivisione, lo stare insieme da comunità, è l'obiettivo del Family Camp, è in corso di svolgimento a Venafro, nella parrocchia di San Martino e Nicola. Protagonisti una cinquantina di bambini dai 6 ai 13 anni che, dicevamo, insieme ai genitori, hanno aderito alla 5 giorni di iniziative. A dare impulso al camp con l'ausilio dei genitori Donenzo Falasca, direttore dell'ufficio Famiglia e Nuove Evangelizzazioni della diocesi di Isernia Venafro. Ogni giornata comincia con un momento di animazione e in modo particolare c'è l'animazione biblica creativa. Sono i bambini stessi che mettono in scena alcuni piccoli brani del Vangelo ma in maniera molto coinvolgente. E poi iniziano i giochi. Ogni giorno saranno attività diverse. Concluderemo poi l'ultimo giorno con lo schema party e con uno spettacolo che sarà realizzato dai bambini stessi, preparato dagli animatori. Perché questo family camp è una bella idea? Da genitori? È una bella idea, innanzitutto, perché unisce genitori e bambini. E poi Don Enzo e gli animatori che lui ha come squadra, come staff, sono bravissimi. Quindi noi abbiamo deciso di fare questa cosa per unire un po' i genitori e i bambini a farli giocare, tutto qua. È un'occasione che non mancava, una situazione che mancava e ha unito tantissimi genitori, veramente abbiamo fatto gruppo per la prima volta, ci siamo incontrati più volte. E... Per ideare qualcosa che fosse bello per i nostri bambini, quindi è stata un'occasione, un'occasione di gioco per loro ed è un'occasione per noi di creare comunità. È molto bello pure per noi genitori vederli divertire e socializzare, finalmente lontani da tecnologia, telefoni e quant'altro che oggi rubano fin troppo tempo delle, delle loro giornate, quindi veramente. Un diece lode agli organizzatori e che possano ripetersi sempre più di frequente queste, queste manifestazioni. Noi stiamo sempre a scuola, abbiamo sempre da imparare. Stare con i bambini significa ritrovare il gusto del bambino, perché in ognuno di noi c'è il bambino che deve venire fuori. Il bambino è sereno, il bambino è gioioso. Dobbiamo ritrovare questa gioia, dobbiamo ritrovare questa, questa serenità, dobbiamo ritrovarla, ritrovarla insieme, per goderla insieme. E questo è ecco, un po' lo scopo di questo, ecco, di questo campo che facciamo, anche se ridotto a poche ore, però è già tanto per noi avere dei genitori, perché oggi i genitori occupati nei lavori non sempre trovano tempo per... Invece vedo che ci sono delle famiglie che possono, sanno dare importanza alle cose importanti. Poste Italiane comunica che in tutti i 167 uffici postali molisani le pensioni di questo mese verranno distribuite in contanti agli sportelli postali dal 1 luglio al 7 di luglio, secondo la turnazione alfabetica consigliata e affissa fuori dagli uffici, mentre verranno erogate il 3 luglio a coloro che hanno scelto l'accredito sul conto corrente, libretti di risparmio, conti banco posta, poste pay evolution, carte postamat o carte limitata. Libretto. Il Festival del Sarà dialoghi sul futuro, svela il programma dell'ottava edizione che si svolgerà dal 21 al 23 luglio nella splendida cornice di piazza Duomo del Borgo Antico della città di Termoli. Ospiti, partner e programma saranno illustrati in una conferenza stampa di presentazione dell'evento nella sala consigliare del comune di Termoli sabato 1 luglio a partire dalle ore 10.30. Campobasso capitale del volley nazionale, dal 3 luglio infatti inizia eh, il torneo delle regioni 2023 di cui ci parla Francesco Adamo. Campobasso almeno per qualche giorno al centro dell'universo pallavolistico nazionale. Dopo l'Equilibrium Cup prenderà il via il Torneo delle Regioni 2023 che si disputerà proprio nel capoluogo regionale. Ieri la riconsegna del rinnovato e modernizzato campo da pallavolo di Villa de Capua con la madrina d'eccezione Francesca Piccinini. Oggi all'Unimol di Campobasso la presentazione dettagliata degli eventi. Il torneo che in Doveva disputarsi in Emilia Romagna pesantemente colpita dall'alluvione lo scorso maggio, è stato successivamente assegnato dalla FIPAV nazionale al Molise. Il torneo si disputerà dal prossimo lunedì per tutta la settimana e vedrà impegnata la categoria under 14 femminile con le finali nazionali che assegneranno lo scudetto. 28 le formazioni impegnate dal prossimo 3 luglio sino a sabato 8, con le finali finali che saranno disputate nell'impianto del Pala Unimol di Campobasso. Saranno coinvolti anche altri campi, il Montini, il Palavazzieri, Villa de Capua e Vinchiaturo. La compagine che rappresenterà il Molise nel corso della competizione sarà la Nuova Pallavolo Campobasso. E nella puntata di questa sera di Live Today, in onda eh, sul nostro canale 110, in prima serata alle ore 21, vi sarà l'analisi del voto eh, regionale appena concluso. Ospiti di Pietro Tonti, la neoeletta consigliera regionale per il centrodestra, con la lista Il Molise che vogliamo, Stefania Passarelli. Il candidato presidente per la lista Io Non Voto, i soliti noti Emilio Izzo, e il consigliere comunale di Isernia e giornalista Umberto Di Giacomo. Appuntamento dunque alle ore 21 questa sera con Live Today sul nostro canale 110 del Digitale Terrestre oppure in diretta streaming sul nostro sito www.tvimolise.it oppure sulla nostra pagina Facebook TV Molise. Ebbene, siamo in chiusura, prima di salutarci come sempre, le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi, giovedì 29 giugno. La situazione generale è tipicamente estiva, ma senza eccessi, grazie anche alla presenza dominante dell'anticiclone dell Azzorre rispetto a quello africano. Possibili tuttavia nuvolamenti pomeridiani nelle aree interne, ma senza fenomeni. Venti dei quadranti meridionali, mare mosso. Temperature Campobasso minima 16, massima 24. Isernia minima 18, massima 29. Termoli minima 22, massima 25. Venafro minima 18, massima 32. Previsioni per domani, venerdì. 30 giugno. Per domani situazione invariata rispetto al giorno precedente, con tanto sole e temperature massime gradevoli. Venti dai quadranti meridionali, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 16 massima 28, Esernia minima 19 massima 29, Termoli minima 22 massima 28, Venafro minima 20 massima 32. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.